Καλώς ήρθετε στην παλαιά χώρα του Βουά. Ένα ανεντά χωρία, την πίτζιλα της Ιταλία. Τι είναι η καρδία, τη μερία Γκρέκα, τη Καλαβρία. Και σήμερα είναι μέσα στα συνόρια τη μητροπολιτική χώρα του Ριγίου. Μέσα στο περίμετρο του πάρκου εθνικού του Ασπρομούντι. Εγώ είμαι ο Δήμαρχο για την χώρα και κράτζομαι σαν το Casile. Buongiorno e benvenuti nell'antica città di Bova, uno dei borghi più belli d'Italia, nel cuore dell'area grecanica, in territorio ricadente la città metropolitana di Reggio Calabria e all'interno del perimetro del Parco Nazionale dell'Aspromonte. Sono il sindaco di questa antichissima città e mi chiamo Santo Casile. I palerizza di coro tovua e ne martirimene antapara podda, palea pramata di efanissa, to corafi conda, tu normande cu castro, tiene andò chero neolitico. Le antiche origini di questa antica città di Bova sono testimoniate dai numerosi ritrovamenti archeologici rinvenuti in prossimità del castello normanno, risalenti al periodo neolitico. Ovua ene acomissimero i protenichora di cultura, ton greco di Calavria, i meria poi atropi i plenni palei, si connusi di parapoddi, palea glossa greca di bovesia, e cindini glossa di eplategue o pitis omero. Bova è ancora oggi la capitale culturale, civile e morale della minoranza linguistica dei greci di Calabria, in cui le fasce generazionali dei più anziani conservano l'antichissimo idioma dell'ancestrale lingua greca della Bovesia, quella parlata ai tempi del poeta Omero. L'antica città di Bova ha origini antichissime che sono testimoniate dai ritrovamenti archeologici che sono stati rinvenuti nell'area del Castello Normanno, risalendo al periodo neolitico. Anche se le prime testimonianze storicamente documentate sull'esistenza di Bova risalgono ai primi anni del secondo millennio, quando tra il 1040 e il 1064 i Normanni si imposero su Arabi e Bizantini nella dominazione della Sicilia e della Calabria. Nel secolo VIII a.C. divenne colonia della Magna Grecia, mentre nei secoli seguenti fu assediata da Saraceni, dagli Arabi e dai Normanni. E proprio con quest'ultima dominazione Bova entrò nel periodo feudale e divenne contea. La città fu antichissima sede vescovile e rimase fino al 1986, poi è stata unificata alla diocesi di Reggio Calabria e divenendo così arcidiocesi di Reggio Calabria Bova. E seguì il rito greco introdotto in Calabria dai monaci basiliani fino al 1572, anno in cui il vescovo Stauriano impose il rito latino e fece scomparire ogni traccia del rito bizantino e con lo stesso tutti i quadri e le stele, sostituendone con statue seicentesche confacenti al rito romano. Le testimonianze artistiche di questo periodo sono rappresentate anche dalle numerose chiese sparse sul territorio, con i relativi portali in pietra locale decorati e le statue marmoree attribuite alla scuola messinese. La latinizzazione portò così alla graduale scomparsa della lingua greca di Calabria, che veniva considerata la lingua del popolo e della povera gente. Ma dal punto di vista culturale, Bova è rimasta la capitale, la cora dell'isola ellenofona, quel territorio dell'area grecanica costituito da centri abitati in cui gli anziani parlano ancora il greco di Calabria, una minoranza tutelata dalle leggi nazionali e regionali che preserva ancora saperi, tradizioni e mestieri, che testimoniano la presenza nel tempo di importanti civiltà, prima di tutte quella della greca e quella bizantina. Cheramene olo, grazie a tutti.